tre volti di giovani donne, tre sguardi su mondi ed epoche diverse, a unirle una storia e un destino comune che racconta la possibilità dell'individuo di elevarsi grazie al potere trasformativo della cultura. Sì, abbiamo scelto proprio di inaugurarlo per omaggiare, ma rendere ancora più importante il messaggio che volevo dare con questo murale, e cioè raccontare la cultura attraverso tre volti di donna. In questo caso ho scelto di raccontare una donna del passato, una ragazza del presente e una ragazza del futuro, attraverso tre volti che in qualche modo spero possano ispirare i ragazzi, i giovani, a esortarli ad avere un pensiero critico per poi rendere anche il loro viaggio su questa terra un qualcosa che si possa raccontare oltre il tempo che hanno vissuto. Figlie del tempo, fuori dal tempo, è stata realizzata nel quartiere di Torrione a Salerno da Antonio Cotecchia, pittore e urban artist salernitano, città che ha lasciato a 18 anni alla volta di Milano, che ha voluto omaggiare il luogo in cui è nato e cresciuto con un murale di grandi dimensioni, circa 14 metri di altezza per 12 metri di larghezza, dal forte significato simbolico e che, non a caso, ha scelto di completare nella giornata internazionale della donna. Diventa sempre più, diciamo, importante la street art, no? Sempre più arte, possiamo dire. Sì, per fortuna un sacco di colleghi, un sacco di persone adesso ormai vanno in giro dappertutto per raccontare ognuno il proprio mondo, e fortunatamente si è sdoganato, diciamo, il modo di fruire la street art, e in questo caso proprio io faccio urban artist, che è un po' diversa, ma in questo caso si rende popolare proprio il messaggio e non delogarla solamente in luoghi come i musei, ma meglio, almeno per quanto mi riguarda, sulla strada. Resterà per tanto tempo, conservarle queste opere è importante, no? Forse anche il cruccio maggiore. È importante conservarle chiaramente perché possono essere fruite più tempo possibile, però è anche il bello di questo modo di raccontare il tempo. Appartiene a questo tempo, chissà se poi in futuro ci sarà ancora.